Non sarebbe bello che la casa in cui vivo io, o quella in cui andrò a vivere quando avrò una famiglia, assomigliasse alla casa di Maria, Giuseppe e Gesù? Questa è la domanda che ci poniamo oggi. Ma sicuramente sarebbe bellissimo, non ci sarebbe il superfluo, non ci sarebbe la piscina, probabilmente, ma sicuramente ci sarebbe tanta armonia e pace. E della piscina ne posso anche fare a meno, ma dell'armonia e della pace non ne posso assolutamente fare a meno. E poi i figli come crescerebbero sani in questa famiglia? Bene, ma che clima c'era in casa della Sacra Famiglia? È difficile indagarlo. Possiamo certo far leva sulla nostra conoscenza di Gesù, Giuseppe e Maria, ma sarebbe pur sempre un supporre nostro. Dobbiamo andare ad attingere a una fonte più certa. E come sempre, questa fonte sono i Vangeli. Al vederlo rimasero stupiti e sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Forse questa è la scena migliore per entrare all'interno della Sacra Famiglia. La storia la conosciamo. Per il pellegrinaggio annuale, la Sacra Famiglia, assieme alla carovana degli abitanti di Nazareth, va a Gerusalemme. Ma quell'anno è un anno speciale perché Gesù ha 12 anni, è l'anno in cui celebra il Bar Mitzvah, una liturgia che lo rende adulto, adulto nella fede. Da quel giorno lui è responsabile di se stesso, deve osservare la legge di Dio. Ecco, noi possiamo dire che corrisponde al momento in cui lui è maggiorenne. E allora cominciamo a cercare di capire che clima c'era nella casa di Gesù. Lui è assente da un giorno, la sera non si presenta da Maria e Giuseppe, dopo un giorno di cammino. E per questo i genitori si accorgono della sua assenza. Un giorno senza andare dai suoi. C'è una libertà interiore nella casa di Nazareth. Non c'è una dipendenza affettiva morbosa. Maria non chiama al cellulare 15 volte Gesù durante l'arco della giornata, per sapere dov'è, cosa fa, se ha mangiato, se ha bevuto. È tranquilla. Gesù è tranquillo, lei è tranquilla, Giuseppe è tranquillo. La sera però Gesù non compare. A quel punto la cosa è strana, perché sempre Gesù la sera torna da Maria e Giuseppe. E loro si mettono a cercarlo nel clan dei parenti. La cosa è ancora più strana, perché Gesù non è tipo da fare cose simili, è un tipo responsabile. Come mai non c'è? Sicuramente deve essere successo qualcosa di brutto, altrimenti sarebbe lì. Non è un tipo che fa cose strane. Con noi ci sta bene, non vuole scappare di casa. Sicuramente deve essere successo qualcosa di brutto. Forse quest'ultimo che vi ho detto è il motivo per cui si dice che Maria e Giuseppe erano nell'angoscia. Un termine che esprime un dolore molto forte e che dice dell'amore che c'è all'interno della casa di Nazareth. Libertà e amore coniugati insieme. Questa è la casa di Nazareth. Quest'amore li porta alla ricerca di Gesù. Il Vangelo ci fa capire che sono 4 i giorni che dura la ricerca. Un giorno di cammino a ritroso e 3 giorni di ricerca in Gerusalemme. Gesù è trovato il quarto giorno all'interno del Tempio. 4 giorni di ricerca. Dopo 4 giorni di ricerca, a ritrovare Gesù, la prima cosa che farebbe un uomo
come noi, è quella di riempire di rimproveri Gesù. Di non lasciarlo parlare, di non lasciarlo spiegare, ma ricoprirlo, prima di tutto, di rimproveri e anche di botte. Maria e Giuseppe, invece, fanno una cosa prima. Una cosa importante. Domandano a Gesù perché l'ha fatto. Cercano di capire il motivo per cui ha agito in quel modo. Prima del rimprovero c'è la comprensione del perché. C'è un motivo valido per cui ti sei comportato così, fino al punto da farci essere angosciati. Questo è molto importante. Gesù, il figlio, si trova di fronte a delle persone che prima di tutto vogliono conoscere il motivo del suo agire. La risposta di Gesù li colpisce al cuore, forse in modo particolare al cuore di Giuseppe. Noi non sappiamo, nel Vangelo non è scritto, se Gesù sapeva di essere figlio putativo di Giuseppe, ma che Maria era la vera madre, ma il vero padre era Dio. Fatto sta che il Vangelo attesta che a 12 anni, forse proprio in quei giorni in cui Gesù è al Tempio, stando nel Tempio, nella casa del Padre, lui riceve questa conoscenza. E la risposta che dà a Giuseppe e a Maria è chiara. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Gesù ora sa che suo Padre è Dio. Gesù ha consapevolezza di questo e forse svela a Giuseppe e a Maria questa conoscenza che lui ora ha. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Giuseppe probabilmente rimase molto turbato da questa risposta. Ora il figlio sa. Ecco un altro atteggiamento bello della Sacra Famiglia. Loro sono i genitori, ma non sono i padroni. C'è un altro padre, che è il vero padre, la vera madre dei loro figli, di cui loro, genitori sulla terra, sono solo i rappresentanti. La presenza. Ma essi non compresero le sue parole. Santa Maria, San Giuseppe, ineguagliabili, in quel momento storico, veri uomini, vera donna, non comprende le parole di Gesù. Ma questo ci fa capire un'altra cosa, che il nostro figlio, i nostri futuri figli, i figli adottivi che abbiamo nel mondo, sono più grandi di noi. Noi non li comprenderemo mai appieno, resteranno sempre un mistero, non potremo mai darli per scontati. Nel loro parlare soprattutto, ogni tanto ci faranno intravedere qualcosa di grande che c'è dentro di loro, o di tenebroso che c'è dentro di loro, e che ci sarà rivelato come un mistero. E noi non riusciremo a comprenderlo, solo ad intuire, e a intuire che di quella persona che tanto amo, ancora tanto non conosco. Questo è un ottimo atteggiamento da parte nel ruolo educativo dei genitori. E Maria ci dice cosa bisogna fare. E dice, infatti, essa serbava tutte queste cose nel segreto del suo cuore. Meditando. Maria serba tutte queste cose nel suo cuore, meditando. Cosa vuol dire? Che Maria ha ricevuto la parola dell'angelo, l'annunciazione, ha ricevuto la testimonianza dei pastori che gli hanno detto di un coro di angeli che è venuto per loro. Perché un angelo gli ha detto che il re dei giudei era nato in una grotta, ha visto la visita dei magi che gli hanno offerto oro, incenso e mirra. Tutte queste cose l'hanno riempita di stupore e meditava questi eventi. Ora ha un altro evento da meditare, queste parole di Gesù che gli fanno capire che lei non conosce Gesù,
lo conosci un po', ma resta sempre un mistero, e che il ruolo che lei deve svolgere è quello di meditare. Meditare come fanno i cammelli. I cammelli mangiano un po' di erba e la masticano per ore, fino a succhiarne tutto il succo. Così Maria, con le parole di Gesù che non ha capito, le medita, le mastica, le mastica, le mastica, fino a quando non riuscirà a svelarne il segreto che esse contengono. Eccoci qui allora l'atteggiamento di Maria, un atteggiamento di ascolto del figlio e di meditazione sulla sua parola. Lei serbava tutte queste cose nel suo cuore. Ecco, vedete la casa di Gesù, Giuseppe e Maria, una casa vera, una casa reale. Com'è casa tua? Assomiglia alla casa di Gesù, Giuseppe e Maria? Hai una famiglia? Vivi da solo? È faticoso vivere da solo? Ti manca una famiglia? Quanto la tua famiglia assomiglia alla famiglia di Nazareth? Cosa non fai che hanno fatto Maria e Giuseppe? Cosa non fai che ha fatto Gesù se sei figlio? E per i più giovani ancora, sognate una famiglia? E come ve la immaginate? Buon approfondimento.